Mamma mia, signori, ma mi spiegate cosa cazzo è successo? Perché, ragazzi, Cristiano Ronaldo ha ufficialmente lasciato il Manchester United. Ciao, bentornati in questo nuovissimo video. Vi ricordo che teoricamente stamattina dovrebbe essere uscito sul mio secondo canale YouTube un video, ragazzi, di chiacchiere mondiali, che sapete è la nostra rubrica che mi sono inventato ieri sera, mi è venuta cazzo la rubrica per le 7 del mattino, chiamiamola chiacchiere mondiali. Quindi vi lascio il ricordo di iscrivervi là anche, oltre che a qua. Ricordo di iscrivervi, ma prima di tutto parliamo dell'argomento. Poi, ragazzi, faremo qualche considerazione dove andrà CR7, perché alla fine Cristiano Ronaldo da qualche parte non andrà, certo che andrà da qualche parte. Vi leggo proprio tutto questo. Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con un accordo comune a effetto immediato. Il club lo ringrazia per le sue apparizioni all'Old Trafford, ha segnato 145 gol in 346 partite e augura a tutta la sua famiglia un ottimo futuro. Il Manchester United rimane sta focussato, mettiamola così. Rimane col focus e continua con il team, col progresso del team sotto la guida di Erik ten Hag. Erik ten Hag. Vi leggo proprio il comunicato anche in inglese per chi pratica la lingua. Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford, scoring 145 goals in its 346 appearances, and wishes him and his family well for the future. Everyone at Manchester United remains focused on continuing the team's progress under Erik ten Hag and working together to deliver success on the pitch. Allora, so che la mia pronuncia fa solitamente vomitare, ma prendiamo, ragazzi, dividiamo questo discorso in prima parte e seconda parte. La prima parte sarà Cristiano Ronaldo lascia, la seconda quella su Erik ten Hag, che è veramente molto interessante. Poi vabbè, la cosa dei ringraziamenti, auguriamo il meglio per il fu. Chi cazzo se ne fotte, onestamente. Allora, la prima parte è, ragazzi, un Cristiano Ronaldo che lascia subito il Manchester United. E già questa è una sorpresa, perché tutti ci saremmo aspettati dopo il mondiale lascerà il Manchester United. E già io quello non è che pensassi che lasciasse. Ma proprio chiuso così. 2 giorni prima che parte il suo mondiale, il Manchester United se ne frega di tutta la sua situazione mondiale, quella roba, e rilascia, ragazzi, questo comunicato che è abbastanza agghiacciante. Sono quante righe? 7 righe. E ragazzi, adesso CR7, ma secondo voi dove può andare? Piccolo dato curioso che ho trovato: CR7 è l'unico giocatore a far parte tra tutte le nazionali mondiali che è svincolato. Particolare, cioè, bello. Perché, ragazzi, dove va Cristiano Ronaldo? Parliamo un po' di campionati e squadre. Premier League. Allora, partiamo un po' dalle bighe. Manchester City, Guardiola non lo vuole. Liverpool, Klopp non lo vuole. Chelsea forse sì, può essere di sì come può essere di no. Newcastle, boh, tanto la Champions non la farà quest'anno probabilmente, quindi perché no? Magari un progettino per il futuro. Basta, ragazzi, non c'è. Arsenal è un progetto per giovani. Tottenham no. Queste sono le prime, anche se il Tottenham magari può dire CR7, poi c'è, cioè, a vedere anche se Conte e tutta la società voglia. Magari lui dice: io voglio dimostrare a tutti che si sono sbagliati e portare a vincere una squadra che non ha mai vinto storicamente niente il titolo iridato della Premier League. Bundesliga. Borussia Dortmund, no, proprio come il ragazzi, come il Liverpool, come magari può essere un'altra squadra tipo l'Arsenal, no, o il Tottenham.
Bayern Monaco, no, ragazzi, cioè non gli serve, hanno espresso il loro non volerlo, anche se Choupo-Moting, per quanto stia facendo bene, però sempre Choupo-Moting, si potrebbe fare un pensierino, sì, andrà al Bayern, no, RB Leipzig, no, proprio anche quello no. Qua proprio non penso che anche CR7 ci vorrebbe andare. Lian c'è solamente il PSG. Onestamente lo vorrei, ragazzi, vedere un Messi e Ronaldo nella stessa squadra e magari un PSG che si gioca la Champions col 4-2-4. Immaginate con Ronaldo a fare la doppia punta insieme a Mbappé, Messi sulla destra e Neymar sulla sinistra. Sarebbe un sogno che non diventerà mai realtà. Però non si può mai sapere, in Liga 1 poi altre squadre non ce ne sono, non penso che l'Olympique Marsiglia ci andrebbe, CR7. Poi, Serie A, non penso ragazzi, cioè, forse alla Juve, un ritorno alla Juve, si è parlato un pochino, ritorno alla Juve e CR7, io lo accoglierei a braccia aperte, però, sapete, però io sono, è il mio idolo, quindi è normale. È sempre stato, ragazzi, il mio giocatore preferito, il mio idolo. Inter non penso proprio, Roma e tantomeno dopo questo periodo, Milan, Napoli. No, ragazzi, cioè, onestamente, scusatemi, però no. Ultime piste, Liga. Atletico Madrid, non penso, ragazzi, cioè, non penso, perché cosa servirebbe adesso a portare in Champions l'Atletico? Lui vuole fare la Champions, vuole giocare in Europa, ma a prescindere non penso proprio. Barcellona, Barcellona, situazione economica e quella roba, no. Real Madrid come sostituto di Benzema, ma sarebbe proprio progredire, perché ragazzi ci hanno messo tanto 2 o 3 anni per ripartire. Da Benzema ai giovani che veramente iniziassero a prendere piede, hanno messo tutto quel tempo per ripartire, adesso distruggere tra virgolette tutto facendo tornare il CR7. Ma io per quanto riguarda è un no. E non resta più nessuno, a meno che ragazzi non decida di andare a giocare in America o per esportare il suo brand e fare boh, una David Beckhamata, chiamiamola così, una cosa alla David Beckham, potrebbe farla, a meno che non vada al Malaga. Comunque, a parte gli scherzi, la seconda parte del messaggio vuol dire, ragazzi, che il Manchester United si è trovato la scelta. Allora, o mandiamo a casa Ten Hag perché non va d'accordo con CR7, o mandiamo a casa CR7 perché non va d'accordo con De Hag. Per me ha fatto la scelta giusta, per quanto non vorrei vedere CR7 in queste situazioni, ma comunque vedendola dalla parte societaria è anche giusto che abbiamo mandato via CR7, era un problema, non è mai scocciato amore tra CR7 e il tecnico olandese e quindi ha fatto bene a mandarlo via, sì, perché anche io ragazzi, se avessi avuto la scelta Erik ten Hag o CR7 avrei probabilmente a malincuore scelto Erik ten Hag, ma comunque non lo so ragazzi, questo United che così un po' di punto in bianco lo manda via, sì lo sappiamo che sarebbe andato via, ma non così a effetto immediato. Adesso un attimino posso vedere in che posizione di classifica è il Manchester United, perché nelle ultime non mi sembra che stesse andando male lo United, mi sembra che tipo sesto, quinto barra sesto. Poi ragazzi, oltre a questo c'è uscito anche l'annuncio che aspettate, perché questo è l'annuncio di 2 minuti fa. Nel sito, ragazzi, il club ha annunciato ufficialmente che lo United è in vendita. È in vendita, ragazzi, United. Questo avevo letto, ma non pensavo fosse vero. Invece è stato proprio annunciato quasi. Incredibile, ragazzi, incredibile. Wow, onestamente, wow. Torniamo a noi, andiamo a vedere la Premier, perché voglio un attimo seguire se stesse andando così tanto male il Manchester United nelle ultime settimane. Fatemi vedere un secondo. Qual è l'ultimo turno di Premier? Dai, cazzo. Sì, ecco.
sabato 5 novembre forse hanno giocato. Vediamo un po' dove sono, dove la pre. Ecco qua. Il Manchester United si trova in quinta posizione, quindi ampiamente in risalita. Comunque alla fine, ragazzi, lo United si libera di un peso, di una lite interna tra Ten Hag e lo stesso giocatore, si libera di uno stipendio grossissimo. Alla fine, ragazzi, hanno fatto bene. Comunque, questa la mia analisi di CR7 che lascia United. Io vi saluto. Noi ci vediamo oggi, sempre qua su questo canale per i post partita mondiali. Ciao!